Cari amici e cari amiche, buonasera. E le grazie, non ho i meriti che tu mi hai attribuito. Io mi devo scusare, la verità non è che io ho un appuntamento, è peggio, è un dibattito sulla crisi. E di sti tempi è bene andarci, perché sennò si dice di tutto di più sulla povera moda, quindi ecco, mi spiace, fra l'altro l'ho fissato da 2 mesi, quindi non ce n'è. Io sono molto felice di essere qui, fra l'altro fra tanti amici, per un'occasione mi pare bella all'insegna della bellezza, perché il dottor Mina l'ha spiegato, lui rende tutti un po' più belli e tu li racconti con una penna molto molto fine, come sai fare sempre. Devo dire che prima di parlare del libro, cosa che poi mi porterà via solo 2 minuti, io vorrei parlare di Hélène, perché Hélène è una cara amica da sempre. Io venendo qui stavo pensando quando ci siamo conosciuti e vado talmente indietro che faccio fatica a ricostruire una data esatta. La prima volta è stata leggendo un tuo libro, un bel libro, Sudafrica, poi La Scala di Cristallo e poi. Quanti ne hai scritti? Una dozzina. Devo dire che questo l'ho scorso rapidamente perché è appena arrivato fresco di stampa. Ho trovato anche le mie cose molto fedeli. Sì, no, devo dire, lei è sempre rigorosa e fedele, quindi mi ci sono ritrovato. Ho trovato un sacco di altri spunti interessanti. Ecco, io credo che leggendolo uno viene arricchito, soprattutto perché è molto trasversale. In un qualche caso c'è qualche domanda dove vai, la risposta è un po' porto cipolle, cioè non è molto coerente, ma è proprio bello per questo, perché la bellezza è anche una cosa molto soggettiva, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Allora, a volte ci sono cose che proprio sono bruttarelle, cioè è difficile farsene piacere, però noi abbiamo anche dissertato sul fatto del belli di dentro e belli di fuori, quindi si diceva, Lombroso diceva qualcosa di peggio, Lombroso diceva in senso negativo che uno un po' delinquente ce l'ha scritto in faccia. Io lo uso invece in un altro modo e dico che quando uno è bello esprime un qualche cosa che è un misto di sentimenti e di aspetto, e le due cose si mescolano, si contaminano, come si usa dire oggi. E io credo che tu sia una così, ma ci sta. Ecco, poi per il resto ho trovato anche qualche collega che ha detto cose simpatiche. La signora Coveri che ha detto che la bellezza è un dono di Dio, ed è verissimo. Quindi di lì si parte, perché insomma c'è da ringraziare papà e mamma e il buon Dio. Poi il resto poi ce lo costruiamo, quella parte del di dentro che viene fuori. Ecco, come ho anche trovato interessante alcune considerazioni più che sulla bellezza, sulla coerenza fra il vestire e l'essere. E io trovo che tutto sommato, anche se è vero che l'abito non fa il monaco, però l'abito aiuta, è un po' un codice che aiuta a essere belli. Io fra l'altro devo dire che mi trovo meglio vestito che non in abito. Mi ha incuriosito molto un libro che parla di una cosa provocante come la bellezza. Perché sulla bellezza è molto difficile dire qualche cosa, è una cosa complicatissima. La bellezza si lega a una nostra cultura, per alcuni è bella una cosa, per altri è bella un'altra. Evidentemente qui dovremmo addentrarci dentro il profondo nostro di capire che cosa siamo, perché poi per poter parlare di bellezza dovremmo sentire, io credo che la bellezza in definitiva sia un po' il riconoscimento di qualche cosa che abbiamo visto, forse in un'altra vita, forse, ma comunque la bellezza semplicemente materiale quasi per me è impossibile da giudicare, perché la bellezza si mischia sempre invece con qualcosa di spirituale. Parlare di una persona bella, se non la si lega anche allo spirito di questa persona, per me è quasi impossibile. Ogni volta penso che la bellezza sia qualche cosa che ci sfugge nella definizione, è qualche cosa come il mistero della vita. La bellezza, anche una donna bellissima, se però non ha uno spirito
non ha un'anima, non sembra bello. L'ho cercato, devo dire, anche l'interesse a confrontarsi su questo argomento, un po' anche, come è stato detto, magari non per non usare degli stereotipi, tra essere e apparire, proprio che sono l'interpretazione un po' che ho pensato di dare, che sia opportuno oggi sul tema della bellezza, interpretarlo effettivamente come un qualcosa, diceva adesso anche Elio Fiorucci, legata, come dire, al profondo dell'essenza. Interpretare, c'è un discorso di bellezza legato all'interpretazione della vita, quindi sicuramente non esclusivamente come un fatto, esterno. La bellezza è, secondo me, la forma di bellezza estrema è l'amore, perché l'amore è la bellezza anche quando non è bellezza. Se due persone si incontrano e si amano, possono essere anche non belli, ma sono bellissimi perché brillano di questa luce che appunto è l'amore. Questa è la forma più alta della bellezza. Poi la bellezza è ovvio, il titolo dice essere belli conviene. Credo che a primo impatto sicuramente... Sì, essere belli conviene. Quindi a primo impatto sicuramente è importante, però se non è supportata da una bellezza interiore di cui voi avete ampiamente parlato, è chiaro che tutto ciò svanisce col tempo. È anche vero però che secondo me ha una sua valenza, e più della bellezza ha una valenza il fascino, se parliamo di bellezza esteriore, perché poi sostanzialmente la bellezza interiore è molto più importante, ovvio, però penso che in questo libro si punti anche alla bellezza esteriore. E se parliamo di bellezza esteriore, credo che il fascino abbia una valenza maggiore, e quando tu trovi un uomo, una donna affascinanti per dei particolari, ti fanno, cioè rendono molto di più di quello che può essere una bellezza, quella perfezione che incontri in un uomo e una donna, o magari anche in un monumento, magari in una bellezza appunto della natura. Credo che le perfezioni rendano ancora di più di quello che può essere la bellezza intesa come bellezza oggettiva.